ありがとう。さよなら。エリサのこと好き。この男殺す。ソードアートオンラインメモリーデフラグ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight. Siamo di nuovo su Memory Defrag ed eccoci qui quindi con un nuovo banner in cui abbiamo le beauty, diciamo, quelle insomma sempre del quinto anniversario di Sword Art Online, però questa volta abbiamo Premiere, Rain e Seven. E già, come vi ho detto dallo scorso banner, quando c'è Rain, beh, è una garanzia. Abbiamo visto tempo fa che erano già uscite Fidia e Strea, e ora andiamo a vedere quindi queste nuove tre come si comporteranno, insomma, in termini di statistiche e di skill. Andiamo subito a vedere un po'. Abbiamo qui Premiere con 3873 di attacco, quindi niente male. Poi abbiamo Rain, eccola qui, 4200 di attacco. Cioè, ma stiamo scherzando? Ancora più alto, sempre più alto ormai, cioè, si va verso nuovi confini ormai con questi valori di attacco. E poi abbiamo la Seven con 3793 di attacco, praticamente 3800. Quindi qui risulta palese che Rain sfonda tutto come al solito. Ma andiamo un pochino a vedere le skill, le SS3, cioè, mi sembra il minimo. Andiamo a vedere un po' come diamine si comportano. Dai, vediamo un po'. Premiere, tu sei la prima. Fatti vedere. Ah, abbiamo tre personaggi, quindi dobbiamo stare molto attenti all'SS3 combinata che hanno i rispettivi, quindi i giocatori qui, i personaggi. Allora, Rusty Dance con Premiere deve essere da vicino. Ah, e questa qui, questa skill mi ricorda tantissimo la skill di Asuna Ordinal Scale versione 2, con 12 hit comunque, niente male. Ma se non sbaglio, se è come quella di Asuna, di Ordinal Scale versione 2, dovrebbe avere anche il frame lock per farne quindi due in una sola parata. E questo che la rendeva ultra OP, quella Asuna, nonostante non avesse, diciamo, gli attacchi esagerati dei 5 stelle di adesso. Poi abbiamo che Premiere fa la combinazione con Seven, quindi da tenere presente. Bene, facciamo vedere che fa la combo con lei. Ah, e Seven sembra la se stessa della versione di Natale, con la lancia, quindi pure stessa tipologia di arma se non sbaglio, quindi non cambia assolutamente niente. Vediamo un po' quante hit fa. Fa 7 hit, proprio debole. Però è un po' più veloce se non sbaglio della sua versione di Natale, quindi fa un po' meno hit però un po' più veloce. E poi dopo lei infine fa la combo con Rain di fuoco. Attenzione. E la Rain di fuoco fa la stessa skill di Raindrops Rain. Ah, carina però. Hanno leggermente cambiato però, se ci fate caso, il fatto delle spade. Perché mentre Raindrops Rain le lancia tutte assieme, lei lancia praticamente una alla volta. Vedete che continua praticamente a colpire. Quindi in realtà è leggermente meglio. Penso sia leggermente meglio perché continua a colpire, quindi continua a mantenere le hit nel caso insomma il mostro debba rimanere staggerato, insomma debba rimanere colpito. Però da un lato risulta un pelo più lenta sotto questo punto di vista. Però sono comunque 13 attacchi, quindi 13 di combo, che è davvero ottimo. E se è identica alla Raindrops Rain dovrebbe avere anche l'invincibility frame, quindi dovrebbe essere anche invincibile mentre fa la skill. Purtroppo non ha la super armatura come Raindrops Rain, ma diciamo che ci va bene lo stesso, 4200 di attacco. È uno dei valori più alti se non sbaglio, forse solo Heathcliff con lo scudo non elemental aveva un attacco superiore, quindi immaginatevi, un attacco esorbitante davvero. Quindi che dire? Dopo questa carrellata, dopo questa insomma bella vetrina di eroine, beh, è giusto anche fare lo scout, anche perché il primo step costa soltanto 55 memory diamond, quindi sarebbe davvero stupido non farlo, perché a prescindere se trovate qualcosa o niente ve lo stanno davvero regalando. Quindi proviamoci, non so se avrò fortuna, io lo spero, ma vabbè, diciamo che in discount un pochino non ho tanta fortuna, ma vediamo un po'. Argo, dai, ti prego, fammi uscire Rain, dai. Oddio. Sorrisetto, il sorrisetto del tipo, volevi qualcosa? E non mi ha dato niente. Grazie. Oh, un 4 stelle. Ah, è Eugeo. Ciao Eugeo, vabbè. No, pensavo non uscisse niente, invece è uscito qualcosina, ma... Insomma, con Eugeo ci facevo un po' la zuppa qui.
Eugeo. Vabbè. Vabbè, dai. Almeno 4 stelle, posso dire di aver trovato qualcosa, che dire. Io pensavo niente. Quando vedo il sorrisetto così, bah, non mi fido tanto. E alla fine, vabbè, almeno 4 stelle è uscito fuori. Invece andò diversamente con questo banner, perché feci già ai tempi lo step 1 e trovai Istrea, quindi almeno su quest'altro banner andò davvero bene. Però devo dire che col fatto che questa reina ha tutto questo attacco, risulta quasi, non lo so, obbligatorio provare a continuare, non lo so. Oh mio Dio, cioè, questa reina davvero merita, secondo me, merita davvero con tutto quell'attacco. Io però direi che prima di fare poi avanti con questo banner, sarebbe un pochino più opportuno provare ovviamente il garantito della doppia spada. Perché se avete la doppia spada di fuoco, beh, avete un motivo in più per cercare quella reina, ovviamente. Beh, che dire, quindi questo è tutto per le Beauty versione 2 o il quinto anniversario di Sao, insomma, vedete voi come chiamarlo, per quanto riguarda Reign, Premiere e 7. Però prima di chiudere il video ho alcuni annunci da darvi, perché signori, da domani tenetevi forte, perché sono uscite un sacco di quest su Rat Online, su Memory the Frag, e ho deciso quindi di fare una, diciamo, serie speciale. Quindi da domani, venerdì, poi sabato e domenica, ci sarà quindi un video al giorno per 3 giorni, e sarà, signori, il Weekend Castle. Andremo a fare quindi il castello su Memory the Frag. Partiremo dal piano 40 e arrivare fino al piano 100. Eccolo qui quindi il castello, e vi garantisco che sarà davvero un'esperienza, beh, interessante, anche perché insomma nei piani alti ci sarà un pochino da sopravvivere, da combattere, e magari per alcuni di voi che hanno difficoltà con il castello andremo anche a vedere i singoli piani, magari un pochino più bastardi, un pochino più difficili da affrontare. E quindi davvero vi auguro di stare qui sul canale, qui con me, perché signori ci rivediamo quindi domani, venerdì, per 3 giorni, un video al giorno, con il Weekend Castle. E da Dark Knight è tutto, ciao a tutti!